Brutto affronto per Tina Cipollari, attesa come ospite speciale nel corso della passata puntata di sabato di Tu sì che vales, l'opinionista alla corte di Maria De Filippi ha atteso il suo ingresso sul palco del popolare show invano. Un retroscena emerso dopo che hanno iniziato a circolare le immagini dello storico volto di Uomini e Donne dietro le quinte del talent show del sabato sera di Canale 5. L'ospitata di Tina in programma nella cornice di Tu sì che vales è stata inaspettatamente cancellata e così la fumantina opinionista del dating show non ha potuto calcare la scena dove si esibiscono i talenti. Era attesa per sabato 29 ottobre l'ospitata di Tina Cipollari a Tu sì che vales per presentare anche in questo contesto televisivo la sua autobiografia, Piume di struzzo, di cui ha avuto modo di parlare in una privatissima e commovente intervista a Verissimo, per poi mostrare ed accennare al suo libro anche in qualche puntata di Uomini e Donne. Tu sì che vales, Tina Cipollari avvistata dietro le quinte non entra in scena ma la vampa ha anche confessato al magazine Chi, le ragioni che l'hanno portata a mettere nero su bianco i ricordi e gli aneddoti del suo passato, ho lasciato che mi trasformassero. Mi sono fatta biondissima, mi sono truccata, vestita, quasi travestita, tanto che mi chiedevano, ma sei sicura? Sì, ero sicura. Volevo che a casa, guardando il programma, non mi riconoscesse nessuno. E intanto cominciavo a riconoscermi io. Siamo il risultato di quello che siamo stati, soprattutto dei nostri dolori. Leggi anche, Iva Zanicchi, nuova vergogna a Ballando con le stelle, le parole imbarazzanti gelano lo studio, Milly Carlucci è scappata via, anche a Tu sì che vales, Tina Cipollari doveva promuovere il suo libro, però qualcosa è andato storto, così si è ritrovata ad attendere dietro le quinte del programma senza poter calcare la scena, un'attesa che ha finito per spazientire l'opinionista, come carpito da alcune immagini delle telecamere che l'hanno ripresa a sbottare, penso che sto per entrare. O entro adesso o vado a casa, decidete voi. Ma dopo la messa in onda della passata puntata dello show di Canale 5, che tiene incollati tantissimi spettatori alla TV, resta un mistero l'assenza dell'opinionista, la quale era pronta a presentare il suo libro, Piume di struzzo. Leggi anche, Ilary Blasi, addio Isola dei Famosi, il gesto di Berlusconi cambia tutto, è così che l'ha convinta.